crescente domanda di sanità territoriale. Si registra spesso anche un disagio sociale che porta anche ad avere un rapporto diverso con la ASL, per cui c'è una domanda che va anche oltre quella della prestazione strettamente sanitaria, con cui dobbiamo sicuramente fare i conti. Si è discusso anche delle problematiche legate al ruolo dei direttori generali, perché è un ruolo difficile, complesso, spesso si ha purtroppo poca autonomia rispetto ad alcune azioni che si potrebbero fare. È un ruolo difficile, insomma, un po' pressato da un lato dai cittadini che giustamente hanno bisogno di risposte immediate, dall'altro a dei vincoli e delle regole ben precise che i governi, a volte nazionali e a volte regionali, dettano. Probabilmente il futuro dei direttori generali deve essere visto in prospettiva di una possibilità di pianificazione pluriennale, di avere una visione pluriennale, perché stiamo vivendo un momento di cambiamento. C'è una oggettiva difficoltà in questo periodo storico per quanto riguarda le ASL, la direzione delle ASL, di reperire alcune specifiche figure professionali. In particolare una grande difficoltà è nel reperire le figure mediche. Sono purtroppo delle difficoltà importanti che non consentono di realizzare appieno la programmazione o gli obiettivi che ci si pone. I colleghi medici hanno, per questa loro, come dire, condizione di essere pochi rispetto alla domanda delle ASL, hanno la possibilità di scegliere in quale ospedale andare a lavorare, in quale struttura, in quale azienda, in quale settore. E quindi bisogna coniugare le aspettative di crescita professionale dei colleghi con il progetto aziendale.